Lord 2, tra poco, su voi! Boeing compleanno Boeing! My love is place where you can be, where I can never hear. Di You, il nuovo magazine che parla di te, dal 28 novembre in edicola. Che cosa vuoi fare? Cercavo te, Massimo, questa volta. No, aspetta, aspetta, no. Massimo! Massimo, il telefono! Ma che cosa hai fatto? Sei impazzita, per caso? Accidenti, che bacio! No. Hai detto che ti saresti preso cura di me, no, di avere fiducia in te. Non è come sembra. Amore mio, amore mio! Vai, coraggio, parlale, fai qualcosa, dille qualcosa! No, no, ma io niente, non ho fatto niente, ascoltami! No, vuoi sapere che cosa succede? Vuoi saperlo? È successo che lei è tua! Fatti, sparisci, vattene! Cosa? No, no, aspetta! Florencia, vieni qui dalla tua Rosita, dopo ti passerà tutto. Maria, raccontami di che parlavate. Lasci che coraggio. Spieghi. No, 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 lascia parlare lei. Sì, Franco, lasciaci soli, parlo io con lui. Cosa hai fatto a mia figlia? No, papà, lascia. Maria, per favore. Non ha senso nascondere la verità, basta. Hai ragione, papà, io e Maria stiamo aspettando un figlio. Ma cosa stai dicendo? Non lo abbiamo cercato, non volevamo, ma lo accetteremo. Con molta ma responsabilità, che cosa non per favore. Di che responsabilità parli? Ma quale responsabilità? Ha 15 anni mia figlia, 15 anni! Calma, Olivia, molta calma, respira a fondo. Da quanto lo sapevate? Dai. Da quando c'è nuovamente Maria? Com'è successo, ragazzi? Insomma, tu vuoi sapere quando è il fatto? Valentina! Proprio adesso che stavo bene con Franco, succede questo. Non me lo poteva dire, che cosa pensava che non l'avrei scoperto? È successo tutto rapidamente, non abbiamo potuto parlargli, era sì, scomparso. Io l'ho saputo per caso, lo ha detto a Martin e dopo a Nicholas, perché non lo si poteva lasciare all'oscuro. E a me sì. No. Lo sapevano tutti tranne me, eh? Olivia. Nicholas, dobbiamo fare qualcosa per lei. Invece di stare qui a chiacchierare, mandate avanti la mia palestra, forza! Aspetta, forse volevi dire nostra malala. Sonia, Bonilla, Sonia. Bah. Cosa fate ancora seduti? Andate a cercare clienti, ho bisogno di produrre molti soldi. Abbiamo bisogno. Sogna, brutta strega, sogna! Strega! Piccolo moccioso, vieni a dirmelo in faccia. Calmati, Bonilla. Ne ho abbastanza di te e di tutto questo. Il bullying poi è improponibile. Ma quanto rende? Pochi spiccioli, incassi davvero miserabili. Io voglio parlare col notaio prima che torni Sofia per godersi tutti i nostri soldi. Non è possibile, va male qualsiasi cosa. Che ingiustizia, che ingiustizia. Flor, fammi entrare, ti prego, Florencia! Nein, signor Conte! Floricienta non vuole parlare con lei, né vuole che lei entri. Intesi? Ho parlato chiaramente mentre... No, no, aspetta, Greta, io non... Che faccia tosta, entrare in casa! Florencia, ascolta Rosita, sta tranquilla, perché per me quel bacio appassionato, pieno di fuoco che hai visto, non è tanto grave.
Veramente io l'ho visto completamente avvinghiato a quella tua amica, Rosita. Perché? Che cosa è, Florencia? Ehi! Niente, che quest'uomo mi rende talmente nervosa che mi dà le vertigini. Questo mi succede. No. Ragazzi, c'è stato un errore, un malinteso. È stata l'amica di Rosita che mi ha baciato, mi ha trovato qui e mi ha baciato. Io non volevo, Florencia, non mi vuole parlare, non mi vuole ascoltare. Non mi fa entrare, mi ha cacciato di casa. Cosa avrei fatto comunque? Come? No, che sto giuro, ascolta, è andata così. No. No, per favore. Ragazzi, voi mi dovete aiutare, dovete fare qualcosa, mi capite, vero? Ragazzi, vi prego, aiutatemi, per favore. Sì, Thomas, stai tranquillo, conta su di noi. Cosa? No. Conta su di noi. Thomas, ragazzi, no, fatemi entrare. Aspetta. Restati, che è meglio. Flor, fuori c'è Massimo, è come impazzito, sta implorando perdono, dice che, beh, voi sapete come siamo noi uomini, attiriamo esatto, tutte le femmine. Esatto, è vero, e poi così, lei lo ha visto così. E gli ha dato un bacio, però Flor! E tu hai frainteso, perché è la ragazza che lo ha baciato. Basta. Per favore, gli devi credere. Dite che non gli credo e neanche voi dovete credergli e non inganni neanche voi che siete creature innocenti. Si sa che ti ama e che ha occhi solo per te, quando ti vede gli tremano le gambe. È il nostro tutore, vogliamo che lo rimanga, Sì, è così. È così. Flor! Va bene, fatelo entrare, solamente perché è il vostro tutore e che non mi rivolga parola, neanche una parola, chiaro? Emergenza risolta! Ma finalmente. Sì, puoi entrare. No, fermo un momento, fermo una cosa. Non le parlare, perché è leggermente alterata. Sì. E ci vuole un po' di tempo. Dagli solo un po' di tempo, e vedrai che si calma, te l'assicuro. Ecco. Per favore, controllati. Io lo ammazzo, giuro che lo ammazzo. Papà, no, si calmi, per favore. Papà, ti prego. Rendi conto di cosa hai fatto? Lo so che ho sbagliato e ho fatto basta, male. Papà, ti farò basta. Finire in prigione, maledetto. Ti ammazzo. Senta, le chiedo scusa, va bene? Ma che scusa è scusa? Ti rendi conto di cosa hai fatto? Hai messo incinta mia figlia. Basta, papà, insomma. Lasciami perdere, tu gli tiro il collo. Senta, gli tiro il collo. So. Datemi un'arma, un bastone. Lo so, è difficile. Cosa? È una situazione complicata. Io sono giovane ma responsabile e le do la mia parola che faremo tutto il possibile. Questo ti sarebbe comodo. Maria è mia figlia e fa quello che dico io. Basta, smettetela, basta, finitela tutte e due. Parlate di me come se fossi un oggetto. È la mia vita, non la vostra. Cosa dici? Maria, torna qui. Tu non ti muovere. Maria! Non ci posso credere, hanno cacciato le streghe e adesso bisticciano tra loro. Nein, signor Conte, avere colpa perché ha tenuto un atteggiamento molto sospettoso con amica di Fräulein Rosita. Perché va tutto male in questa casa? Però il sole, come diceva mia nonna Nennina, dopo che ha piovuto, riappare. Ja, ma questa pioggia è molto forte, non sappiamo se tornerà mai sole. Io credo che voi dovreste stare più vicini a Florencia in questo momento di separazione, no? Quale separazione? Non si sta separando. Non si sta separando. E questo lo dicono loro, ma state tranquilli, ragazzi. Andiamo a fare un gioco. No, non rispondete così a Fräulein Rosita, non è educato. No, sta tranquilla, non ti preoccupare. Io non voglio che questa cosa cambi l'umore a qualcuno. Io vado di là, ciao. Ja, Fräulein Rosita, avere ragione. Avere bisogno di rilassarvi, distrarvi, giocare, fare qualcosa. No, io ho cose più importanti da fare. Vai a chiamare Maria, no? È l'ex di Franco, perché la chiami? E poi così ti spesso? Importa? Io ho i miei motivi. Non la voglio lasciare da sola in questo momento, eh? Perché in questo momento? Perché sta passando un brutto momento con Franco e non ti intromettere, che c'entri tu? Ha perso la testa per Maria. Maria, senti, è il terzo messaggio che ti lascio. Quando puoi, chiamami. No, meglio se richiamo io, ciao. Ve l'avevo detto. Questo passa nella sua testa. Maria, ferma, aspetta un secondo. È perché lo ha scoperto tuo padre. Non serve a niente scappare. Il problema è spiegarlo agli altri, niente di più. Non ti preoccupare, non resterai sola, non ti lascerò sola, eh? Io non farò a mio figlio quello che hanno fatto a me. Basta, Franco, per favore. Ti voglio dire la verità. Come? Perché questo flickity non mi passa? Accidenti. Possiamo parlare? No, Massimo, vai via. No, ho bisogno di parlare con te. E io ti dico che non voglio parlare con te, rispetto alla mia proprietà privata, vattene. Non mi muovo di qui, se non dopo averti spiegato quello che è successo. Che cosa mi vuoi spiegare? Mi stai seccando? Un'immagine vale più di 10.000 parole e io ti ho visto. Mi hai detto che ti saresti preso cura di me e a mezzo metro amore mi colpisci alle mio, spalle. Amore mio, io non ho fatto nulla, è stata l'amica di Rosita che mi ha baciato. Te lo giuro. Non ti giustificare perché non ti credo più. Allora,
Mi hai sempre detto che vuoi la verità, no? Bene, guardami. Guardami negli occhi. Sai qual è la verità? Che io ti amo con tutto il cuore. Che sei l'unica donna della mia vita. E non ti ho mai ingannata. Basta, non mi mentire, non ti credo affatto, vattene! No, aspetta. Fuori! Vedi, amore mio, ci è costato molto riuscire a stare così bene tra di noi. Dopo quello che abbiamo passato, non gettiamo via tutto in questo modo. Non buttiamo via tutti i sogni che abbiamo. Sposiamoci e facciamo tanti bambini. Non faremo nessun figlio, non abbiamo nessun sogno, non... Greta, Evaristo, chiamate un medico! Stai bene, mamma mia, che cos'è? Cosa è successo, Florisienta? Bisogna chiamare un medico, Greta. Non so, è svenuta. Vada via di qua immediatamente, mente. E no. Lasci curare da persone che vogliono lei veramente no, bene. Ma io, Greta... No, con te, Massimo. Per favore, basta spezzare il cuore alla povera Flor. Non fare altri danni. Come sarebbe a dire? Va, Florisienta. Cosa è successo? Amore mio, stai bene? No, fammi, sì, tu mi faresti riposa. Una tartina con un po' di ketchup? Cosa dici, Florisienta? Stai tranquilla, sei svenuta e sei molto pallida. Stai bene, amore mio. Non mi toccare, vattene. Vada via. Adesso vattene e lasciaci tranquilli. Mi occupo io di Flor. Esci, ma non ti fa pena? Sì, però la pena non c'entra nulla. Lei non sta bene. Bisogna chiamare un medico. Non vedete che non sta bene? Non bisogna chiamare nessun medico. Va via. Ya. Vai. Tranquilla, Florenza, se n'è andato quel villano. È proprio un ingannatore insopportabile. Adesso non dire cose brutte, va bene? E tu, Florisienta, tranquilla, che stare molto meglio. E Greta va a fare uno te di Bavaria che ti farà bene immediatamente mente. Greta, Greta, visto che mi prepari il tè, perché non mi fai anche un tramezzino primavera alla tua pomodori? No, ferma, ho la nausea, non portarmi nulla. No, portami tutto. Non si sa mai. Maria, santo cielo, si può sapere che succede? Bene, non è facile dire queste cose, Franco. Ma voglio che tu sappia che se ti ho mentito è perché ti amo. Ma su cosa hai mentito? Fammi capire, Maria. È che non aspetto un bambino. Ecco, ora lo sai. Come? Sì, però io non l'ho fatto di proposito. C'è stato un malinteso. Io ne ho approfittato. Non accettavo di perderti. Tu hai finto tutto questo per non perdermi. Tu sei pazza. Davvero pazza, Maria. Ti prego, tu perdonami. Tu sei una bugiarda. Sta zitta. Hai giocato con il mio dolore, con quello di tuo padre e con quello di Olivia. Che cosa ti salta in mente? Sai, non voglio vederti mai più. Maria? Maria, stai bene? Sei pallida? Sì, sto bene. Hai la nausea? No, sei sicura? Stai bene? Sì, sto bene, grazie. Senti, di che cosa si tratta? Che cosa mi devi dire? Sì, la verità è che ho molta paura, Franco. Sì, beh, posso capirti benissimo. Anch'io ho paura. Però voglio che tu sappia che ti sono accanto e ci sarò sempre. Sto con tutti e due. E con Olivia che cosa farai? Farò quello che è giusto. Non preoccuparti.